Buonasera. Buonasera e buon giovedì. Il mio computer fa già le bizze. Perché? Allora, vediamo se si connette. Buonasera. Vediamo. Ok, assicuro un po' meglio il telefono prima che caschi. Allora, mentre io cerco di risolvere, ciao Giusy, i problemi del mio computer, parliamo di acquerelli e pennelli, perché come magari sapete o se non lo sapete ve lo dico stasera, sono arrivati in negozio i nuovi pennelli Borciani e Bonazzi, che è questo brand italiano che produce pennelli di alta qualità, cioè sono pennelli professionali, ma che hanno un buon rapporto qualità-prezzo, quindi nonostante siano pennelli belli e buoni anche, cioè buoni per dipingere, hanno comunque un buon prezzo. Sono diverse tipologie di pennelli, quindi vedrete alcuni con il manico marrone scuro in legno. Altri li potrete vedere con questo bianco perlato, oppure questo qui ha il manico rossiccio, diciamo, questo è un liner, anzi ne approfittavo per tenerlo per dirvi poi una cosa. Non riesco a leggervi dal telefono, non ho idea del perché. E questo qui appunto è rossiccio perché cambia la linea di pennelli, e in questo caso la linea rossa, questa 14 sintetico, vediamo se si legge. Io avessi un sacco di stand in fiera a Bergamo, ho provato un corso di impronte d'autore, sempre F. Leggo solo un pezzo, Giusy, poi vado a rileggermi il tuo commento perché purtroppo ne riesco a leggere solo metà. Dicevo, questa linea qui è caratterizzata da una lunghezza maggiore delle setole, quindi a seconda delle varie linee troviamo pennelli un po' diversi, sia nella quantità di setole che nella lunghezza che nella forma. Un pennello un po' speciale che c'è in negozio è questo qui. Questo si chiama Unico Infinito, è il nome proprio della linea di questo pennello, e come potrete vedere è una misura 0, quindi una misura che di solito è piccolissima. Tenete conto che questo è un 1 della linea, quella con il manico bianco, quindi guardate quanto è piccolo. Questo è uno 0, ma è proprio una caratteristica di questa linea specifica, quella di avere una grossa goccia di setole proprio a partire dalle misure più piccole. Quindi questi pennelli sono realizzati a mano e io vi invito, se vi piacciono un po' i video making of, come piacciono a me, ad andare a vedere sul loro profilo di Instagram, perché ci sono dei video in cui fanno veramente i pennelli a mano, secondo me sono stupendi. Aspettate che nel frattempo probabilmente si è ripreso il mio PC, ok, quindi posso leggerlo anche qui. Ah, Giusy, dicevi sempre la fiera di Bergamo. Sì, allora sono abbastanza famosi loro, appunto, proprio perché sì, lo fanno, è il loro mestiere fare i pennelli. Sì, perché è una casa comunque che ha dell'esperienza, non è una casa nuova, e poi perché hanno appunto una grande qualità, nonostante i prezzi per la maggior parte delle linee siano piuttosto contenuti. Dicevo, questo qui è un pennello un po' speciale perché è una linea nuova che è uscita penso l'anno scorso e si caratterizza appunto, oltre da un pennello abbastanza grosso, quindi stasera vedremo un po' come utilizzare gli acquerelli per la tecnica del bagnato su bagnato, ha un manico apposta in questo materiale anti-grip che non so se si veda bene, sembra quasi un copertone di una gomma, e
e appunto tutti questi trattini per permettere un'usabilità molto, molto comoda. Quasi tutti i pennelli, credo di sì, forse meno questo, tra quelli che trovate in negozio, hanno questo particolare manico che quindi è molto comodo anche per essere impugnato più dalla fine se si vogliono ottenere effetti meno controllati rispetto al solito. Io non l'ho ancora bagnato proprio per farvi vedere benissimo la morbidezza di queste setole. E vi assicuro, se vi capiterà di vederlo, toccate le setole perché ha delle setole pazzesche. E anche le setole sono una particolare formulazione proprio di Borciani e Bonazzi, cioè la casa che produce questi pennelli, si chiamano Hydro e sono fatti in modo da, diciamo, simulare un pochino le fibre naturali, scusate. Quindi hanno una grossa capacità di trattenere l'acqua, cosa che normalmente un pennello sintetico non fa molto, e appunto sono estremamente morbide. La forma è proprio quella di un pennello acquerello, quindi è molto bombata verso la ghiera, mentre adesso che lo andiamo a bagnare vedremo, anzi, lo facciamo subito, che una volta che vado a bagnarlo, io ho una punta, quindi posso andare anche nelle sezioni più piccole perché comunque la mia punta rimane piuttosto sottile. Ok, questo è il mio pennello bagnato e vedete qui in fondo, come tutti i pennelli d'acquarello, ha una bombatura maggiore per trattenere ancora più acqua e più colore. Ciao, ciao Ornella! Stasera usiamo gli acquerelli in godè, che non usiamo quasi mai, sono gli acquerelli in pastiglia e sono molto comuni. Perché volevo fare con voi degli sfondi per fare delle card semplicissime, senza bisogno di essere particolarmente tecnici, e poi montarle usando solo un Rabon come decorazione, come sentiment. Nel frattempo, l'unica cosa che volevo dirvi quando prendete i pennelli è di buttare il cappuccetto, che serve solo per il trasporto, diciamo, per non rovinare le setole. Quindi qui abbiamo un liner che tutti i pennelli, sapete, sono incollati, quindi quando li acquistate dovete sciacquarli comunque prima del primo utilizzo. Quindi questo è un liner che serve principalmente per tirare le righe, per scrivere, per fare tratti sottili, per fare righe. Adesso vediamo anche questo. E poi ci sono appunto questi due, ho scelto due misure un po' distanti tra loro, ma che comunque possono servirci per fare dei dettagli, dei disegni particolari o anche un po' di doodling, quindi un po' di disegno, vediamo se di disegno random, che può essere una cosa del genere, quindi delle forme base senza particolari disegni di sfondo, quindi solo diciamo modulare la pressione e l'inclinazione del pennello, e forme che possono essere tondi, che possono essere linee, che possono essere appoggiare il pennello con più pressione o con meno pressione per avere tratti più o meno sottili. Nel frattempo che il mio computer fa di nuovo le bizze, inizierei a vedere proprio lui. Siccome andiamo a utilizzare gli acquerelli in godè, che quindi sono secchi, vado a dargli una spruzzatina per renderli un po' più morbidi. Quindi con uno spray di acqua vado a bagnarmeli. Ok, dopodiché possiamo creare un po', diciamo, le colorazioni che ci piacciono di più. Aspettate che mi sposto un attimo qui. Ok, io, siccome voglio usare i Rabon con i loro foil, vado a trovarmi delle tonalità che mi stiano poi bene con i miei colori di foil. Quindi volevo creare un azzurro, un rosa,
E poi vediamo se un colore che vada bene con l'argento, quindi che stia bene un po' su tutto. Qui ne sono rimasti due attaccati alla copertina, aspettate. Magari con questo qui un po' argento olografico. Ok, quindi inizio a tenermi qui l'azzurro e vado a crearmi il mio colore facendo poi delle prove su questi cartoncini che mi tengo come, appunto, come prova, come campione, come test. Prendo un po' di blu. Come vedete ha molta acqua, quindi chiaro, non è indicato per tutte quelle colorazioni molto molto fini. E molto molto nel dettaglio. Sto usando come palette un piatto di ceramica bianco, quindi senza nessuna pretesa, anche se avete un servizio spaiato piuttosto che un piatto che vi avanza, questo va benissimo. Vado a mischiare i miei colori e inizio a fare delle prove. Una cosa che dobbiamo sempre ricordarci è che il colore si vede bene quando è asciutto, quindi aspetto un attimino, anche se secondo me manca una puntina di verde. Quindi intanto che aspetto ne faccio ancora un pochino e lo riprovo. Vedete che nonostante la misura sia molto piccola, abbiamo tanta acqua e tanto colore già in una passata. Me ne aggiungo ancora un pochino perché sennò poi non mi basta. E mischio tutto. Importante prendere bene tutte le parti di colore perché quante volte capita che il colore che è qui sia di un'altra tonalità e quindi poi ci sbagliamo. Adesso penso che riusciate a vedere anche la quantità di acqua e di, scusate, di pigmento di colore che sta rilasciando nell'acqua. Ok, riprovo questo. E direi che potremmo esserci. Una comodità di questi pennelli è che avendo questa parte, vedete, tranciata, praticamente si appoggiano senza rotolare all'infinito. Ciao, ciao Simonetta! Ok, quindi mi metto da parte un attimo i miei fogli, mi faccio un po' di spazio perché allora, aspettate che devo organizzarmi meglio questo tavolo. Vado a ritagliarmi dei quadratini, facciamo un 7,5, 8, facciamo 9, così poi sono da 10 per 10 le card. E vado a bloccarmi sulla mia base, quindi io ho uno di questi, non so come si chiamino, tipo cartellette, come si chiamano queste basi che si usano da presentatore. Vado a fissarmi con del nastro di carta un pezzetto di carta acquarellabile. E cerco di fare un piccolo bordino che mi servirà se terrò la mia porzione di carta intera per dare un po' di diciamo di definizione, altrimenti solo per riuscire ad attaccare ed incollare il mio rettangolo di carta acquarellabile sul piano. Tutto questo perché andando ad usare un po' di acqua dobbiamo essere certi che
la carta rimanga il più piatto possibile, perché chiaramente si andrà naturalmente a imbarcare. Non è un difetto della vostra carta, ma andando ad aggiungere acqua, l'effetto non possiamo evitarlo. Ok. Ok, adesso prendo un pennello. Un pennello tipo questi, tra le cose che sono arrivate nel di Borciani e Bonazzi. Ciao, ciao Chiara! C'è anche un set molto bello di Laura Cortinovis, che è fatto anche per chi ha alle prime armi e può essere anche un ottimo regalo, che contiene tra gli altri anche delle pennellesse, piccoline chiaramente, però ne ha, mi sembra, due all'interno di queste. Con l'acqua più o meno pulita, la mia è un po' azzurra, vado a dare delle pennellate proprio di acqua sulla carta. Questo mi servirà a creare una base umida che mi permetta poi di fare tutte le mie sfumature. Quindi mi assicuro bene, dando l'acqua un po' in tutti i versi, che il foglio sia umido. Se non riesco più a vederla, inclino un pochino il foglio in modo che la luce che ci sbatte sopra mi dia un'indicazione precisa, e una volta che abbiamo bagnato bene tutto il foglio, andiamo con il nostro colore. Quindi prendiamo un po', bagniamo il pennello, prendiamo il nostro colore e iniziamo a darlo sulla nostra base. Come vedete, l'acqua che trova sotto gli permette di spandersi e di creare una sfumatura che è particolarmente facile, perché l'acqua porterà già il colore dove trova il foglio umido. Quindi sì, io potrò controllarla un pochino, non tanto quanto quando usiamo i pennelli più piccini, quindi quando andiamo più nel dettaglio. Io aggiungo un po' di colore, poi questo è un modo per, almeno per me, per rilassarsi, per lasciare stare i pensieri cattivi, per mettere un po' di musica, per rilassarsi, per rigenerarsi. Quindi nessuna tecnica, nessun disegno da seguire, nessun particolare, non ci sono contorni in cui rientrare, quindi è un buon esercizio anche per chi non ha mai preso in mano proprio i pennelli. Chiara, ci vediamo in fiera e poi a Milano. Cioè, so che anche tu sei a Milano, però io sono tornata a Milano, purtroppo solo per poco sono potuta stare in fiera, però sempre meglio che non poterci andare. Qualcuno di voi è andato in fiera oggi? Magari non ci siamo incontrati, o pensa di andarci nei prossimi giorni. Ok, una volta che il primo strato mi soddisfa, dovrei lasciare asciugare all'aria, ma noi che siamo un po' anarchici, andiamo ad asciugarcelo. Quindi non aspettiamo i tempi di asciugatura canonici. Io userò l'embosser, ma vi dico il vero, se avete un phon per i capelli a portata di mano è un po' meglio, perché è meno aggressivo e anche meno caldo il calore che emana. E nel frattempo non posso più contare sull'aiuto del mio computer, che quando è in casa va tutto bene, quando arrivo di qua impazzisce. E quindi vi leggo dal telefono.
Ok, non lo stacco ancora perché ho intenzione di fare degli altri strati, di arricchire il mio sfondo. Quindi per ora cerco solo di asciugare il più possibile l'acqua, che è abbastanza, avendone messa sia prima che durante la colorazione. Nel frattempo controllo che ci stia bene il mio foamy e mi sembra proprio di sì. Cielo di nuvole, quello che c'era oggi, no, quello che c'era oggi su Milano era molto più grigio, però sembrano un po' delle nuvole senza volerlo. Vado un attimo a prendere il sale perché mi sono dimenticata che la Jo mi ha chiesto durante il corso di venerdì scorso di farle vedere cosa significasse quando Chiara durante i live dice la tecnica del sale, quindi vado e arrivo immediatamente. La vado a recuperare. Ok, e vi faccio anche vedere cosa intendiamo quando diciamo, ok, vediamola con questa che ce l'ho portata di mano. La tecnica del sale permette di fare queste macchiette qui, quindi questi diciamo micro mostriciattoli, micro pallini che si diramano un pochino. È tutto merito del sale, nel senso che noi non dobbiamo fare niente. E adesso andiamo a fare il nostro secondo strato, quindi vado a ricreare delle macchie. Questa volta non ho bagnato il foglio, ma potrei andare a ribagnarlo e quindi ripetere esattamente gli stessi passaggi che abbiamo fatto prima. E vado a tra l'altro nel frattempo che dipingiamo, un super spoiler, no? Ci sarà un secondo corso di colorazione, questa volta con un pochino di diciamo tecnica tra virgolette in più, nel senso un pochino più non base, cioè diamo qualche nozione per scontata. E questa volta lo replicheremo online, quindi anche chi non è proprio vicinissimo potrà essere dei nostri. A breve vi diremo meglio date, ore, eccetera, eccetera, tutti i dettagli. Ok. Vado. Il mio colore è quasi finito, quindi cerco di farmelo bastare. Non so se mi basterà, aggiungo un po' d'acqua per non doverlo rifare ora. Scusate, però mi sa che poi mi servirà perché sennò le macchiette non riesco a farle. Questo è un po' il procedimento degli sfondi, che chiaramente scusate, non sono governabili, cioè possiamo fino a un certo punto comandare dove andrà il colore, ma dobbiamo un po' accettare quello che... Scusatemi, ma ovviamente ora non ho avuto un colpo di tosse in tutto il giorno, ma quando siamo in diretta dobbiamo un po' cogliere tutti questi imprevisti. Quindi vado a rifare un pochino di colore.
sempre mischiando i nostri blu e un po' di verde, il verde per dargli quella tonalità lì del mio foil. E ora vado a creare qualche macchietta, quindi il pennello è intriso di acqua e di colore. Vado a picchiettare semplicemente sul mio pennello. Ok. Poi, a seconda di quanto le vogliamo piccole, bagneremo più o meno il colore e se prendiamo il pennello più in fondo e battiamo, ci verranno delle gocce un po' più grosse perché il pennello ha più spazio in cui muoversi, quindi farà un salto più lungo, diciamo, dall'alto in basso. Se invece vogliamo, io sono intanto tutta blu, divento un puffo ora di sera, se invece vogliamo delle macchiette più piccine, possiamo sia cambiare il numero del pennello, quindi scegliere un pennello più piccolo, ma anche impugnarlo un pochino più vicino alle setole. Adesso io lascio così la mia base e gli do un'asciugatina mettendo un po' di sale, quindi prendo semplicemente del sale da cucina e lo vado a mettere qui. In teoria col sale sarebbe meglio aspettare che si asciughi da solo, ma non ci sono i tempi tecnici, nel senso che avremo bisogno di solito io lascio asciugare almeno qualche ora, se non una notte, se posso. Vado un po' ad asciugare il resto. Vedete che il sale da alcune parti, cioè dove ha già iniziato ad assorbire il colore, quindi a creare quella macchietta lì, è un po' più scuro. Adesso l'effetto non è bello, come se l'avessimo lasciato asciugare all'aria, ma purtroppo questo tempo abbiamo, quindi riusciamo a fare di meglio. E cerco di asciugare il più che posso. Ok, adesso riprendo in mano il mio pennello e vado a crearmi alcune macchiette da asciutto, quindi che saranno un po' più visibili. Vedete che più lo impugno sulla parte davanti e più piccole sono le mie macchiette. Questo crea degli effetti troppo carini anche con i distress, per esempio, degli sfondi per fare delle card. Poi, vi ripeto, noi qui andiamo ad aggiungere semplicemente un rabon, delle paillette e il gioco è fatto, con pochissimo materiale e anche pochissimo procedimento, perché poi una volta che vi preparate dei fogli fatti così, ce li avete pronti all'uso quando vi servono. Vado a tamponare un po' le mie gocce, che nel frattempo hanno macchiato il foglio, quindi comunque mi rimane la loro impronta. Ok, e do l'ultima asciugatina. Ancora asciutto. Adesso l'effetto, come vi dicevo, non verrà pazzesco come se lo lasciate asciugare, ma fidatevi, provateci e poi mi dite come vi viene, ma l'effetto del sale è veramente stupendo in pochi passaggi e senza avere particolari tecniche, anche se non vi piace l'acquerello vi viene lo stesso. Ok, vediamo se riesco a farvelo vedere un po' meglio.
vedete che se io vado a grattare il sale, lui si è portato via un po' di colore. Sì, forse si vede un pochino. Adesso vado a grattarlo con terra. Vedete che dove c'era ha creato questo alone? Non so se sì, questo qui. Poi magari un giorno ne facciamo uno con lasciandolo asciugare all'aria. Me ne faccio qualche campione per farvi vedere cosa diventa. Vado a togliere il mio scotch, che vedete ha dato questo profilino carino. Se avete fatto un quadrettino, se avete fatto una cosa da tenere così com'è, e vado a tagliarlo in... Allora, intanto io elimino invece la striscetta bianca, che non mi serve, perché avendo creato dello sfondo in più non mi serve, e vado a... Allora, così me ne viene una sola, però se faccio 7,5 me ne vengono 2. Così. E così, e qui facciamo 7,5. Ok, iniziamo con loro due e mi prendo un cartoncino di base, quindi abbiamo detto che è 7, facciamo qua 7,25 mezzo. Come complicarsi la vita? Non l'ho detto perché l'ho dato per scontato, ma non vado ad applicare il Rabon qui sul sale. Il sale è perfetto per creare dei bellissimi sfondi, dei bellissimi effetti, ma avendo questa superficie con, non so se, gli sfondi col sale rimangono sempre un po' più ruvidi, quindi sono quasi certa che il Rabon non andrà ad attaccarsi per bene lì. Non andrebbe, anzi, ad attaccarsi per bene. Questo l'ho fatto troppo piccolo, secondo me. No. Ok, allora ne vado a tagliare un altro. Così poi dopo possiamo cambiare il colore. Le misure sono assolutamente a caso, quindi anche per usare i vostri ritagli sia di carta acquarellabile che di cartoncino è perfetto. Qua. Piegare e qui. Schiaccio per bene questo cartoncino che è un po' più duro. Ok. E andiamo a incollare le nostre basi. Facciamo un video, quante card in uno. No, io non sono adatta a questi lavori, cioè verrebbero probabilmente 2, quindi non contate su di me per questo, però sicuramente questo è un progettino che per preparare delle card da tenerli pronte va benissimo e non richiede tantissimo lavoro. Sicuramente vi aiuta per distendervi.
Ok. Ok, vado a scegliermi. Io quindi sono portata vicino i miei Rabon e volevo, facciamo così, facciamo quella piccola. Un tanti auguri così per il compleanno ci siamo e un thank you. Ok. Quindi spellicolo dietro. Vado a attaccare una sola pigetta. E vado a schiacciare un pochino la mia parolina finché non vedo che diventa grigio scuro. Quindi un pochino schiaccio, ma non troppo. Ok. Ok, ok, ora si è attaccato per benino. Prendo un pezzettino del mio foil. Vado ad incollarlo sopra. Inizio a schiacciare con poca pressione e cerco di alzare un angolino per vedere se è venuto bene. Se non mi è venuto bene, schiaccio un po' di più. Ok. E intanto controllo. Ok, e abbiamo la nostra scritta olografica con questo azzurro bellissimo. Ok, buttiamo questo e vado a finire la mia card con le paillette. Queste sono le Peacock Teal e abbiamo un colore esattamente come la nostra card. Quindi io ho perso la Wux Pen. Ragazze che c'eravate al mio corso venerdì, sappiate che io sono quasi certa di averla messa in borsa, ma una volta arrivata a casa non c'era più. Quindi o l'ho persa in macchina o l'ho persa per strada, qualcuno avrà trovato una Wux Pen vicino al negozio. E quindi ho questo qui che non mi piace per niente, ma che è l'unica cosa che mi può aiutare ad attaccare le pagliette. Vediamo se recupero anche la mia pinzettina, perché è super appiccicoso e non aiuta moltissimo, quindi aspettate che non ci vedo. Ok, e vado a attaccare qualche pagliettina senza
esagerare, che quando mi prende la mano siamo fritti, cioè andrei avanti all'infinito ad attaccare pagliettine. Ok, facciamo che così, guarda, ne aggiungiamo uno qui, ci piace, diciamo tutti che ci piace, perché se no io mi allargo. Ok, così appiccicoso questo qui, che in realtà si continua a trattenere la pagliettina senza lasciarla lì attaccata. Ok, così. E abbiamo quasi finito. Andiamo, facciamo un'operazione chirurgica con la pinzetta. Ok, ce l'abbiamo fatta. E una e due. Adesso con questo andiamo con Thank You. Magari cambiamo foil e andiamo con quello argento. Aspetta che prima di staccare mi accerto che sia ben attaccato, che se no riposizionarlo è macello. E voilà. E prendiamo questo con i pallini. C'è l'imbarazzo della scelta, con questi colori io adoro tutti, anche i rosa, che non sono proprio il mio colore preferitissimo, ma di questa scatolina non so scegliere. Ok, schiaccio bene anche qui. Vediamo se si è attaccato bene. Stupendo, bellissimo. Ok, andiamo a finire anche lui. E andiamo ad utilizzare loro. Quelle bianche barra trasparenti. Sono molto luminose queste pagliette, non so. Hanno un colore un po' cangiante, un po' olografico. Perché Moda Scrap ha fatto i vassoietti per le pagliette? Perché così non ti lanci addosso le pagliette, le puoi mettere lì, sono facili da rimettere nel pacchetto. Dov'è il vassoio? Il cassetto. Ah,
Estensioni con latte, no. Chiusi. Vado con qualcuna piccola che incollo già, perché sennò. Incollo già forse. Mamma mia, che disastro questa penna. Ok. Prendo con le pinzette perché faccio prima. Ok, sto entrando nel vortice, quindi basta. E l'ultima cosa che volevo fare con voi è farvi vedere un po' di. Allora, abbiamo fatto questa. E questa con i nostri sfondi, eccoli qua. Però prima di lasciarvi, queste mettiamo qua, vediamo se non le ribalto. Per la cronaca, per chi c'era settimana scorsa, sappiate che mi sono spacciugata dei Nuvo sul golfino e non vanno via. Allora, voglio fare l'ultimissima cosa per. Vado a crearmi un bel verde che però voglio un po' smorzare perché è troppo vivido e quindi aggiungo una puntina di rosso, proprio una micro puntina. Ok, e lo provo sempre per vedere se mi piace. Il mio in questo caso è un po' chiaro, quindi aggiungo ancora un po' di verde, potrei aggiungere anche un po' di blu, possiamo fare un po' di miscuglio, mischiare i colori, un'altra delle cose che a me piace sempre tanto fare e lo trovo molto rilassante, anche scoprire nuove combinazioni, nuovi colori, eccetera. Vado a riprovarlo e vi faccio vedere come. È fine in realtà il tratto che però potremmo far diventare così. Quindi se lo teniamo in punta e abbastanza perpendicolare, in realtà noi riusciamo ad avere anche dei tratti molto più spessi o molto più sottili. Quando ai miei corsi dico che il pennello troppo piccolo in realtà a volte è un limite per chi inizia, è proprio così perché ci dà una percezione sbagliata anche di come, vedete come riesco a creare una foglia solo andando ad appoggiare il mio pennello. Oppure posso creare magari verde, però il fiore non è proprio il suo colore, diciamolo blu, azzurro. Oppure posso creare un fiore, semplicemente andando ad appoggiare la mia punta. Poi gli aggiungiamo due foglioline
E quando si asciuga un piccolo centro giallo. E abbiamo fatto. Ok. Questo era un video un po', diciamo, di prova con voi per farvi vedere un po' gli utilizzi di questo pennello che magari potrebbe spaventare, visto che è un po' diverso dal solito e ha un prezzo un pochino più importante rispetto agli altri, che comunque vanno benissimo anche per dipingere i dettagli più piccini. Niente, io vi ringrazio come sempre per essere stati qui. Se avete qualche domanda, ho messo un post sul gruppo, quindi cercate spazio battibaleno trattino come il meno progetti creativi e potete andare lì a farmi delle domande se avete qualche cosa che vi è sfuggita durante la diretta, ci sentiamo lì sotto, ok? Ci vediamo settimana prossima. Grazie, buona serata, ciao!